invece Paolo Albini, direttore di competizione, non è il primo anno che fai il direttore di competizione. No, sicuramente no. Sono molti gli anni. Non è neanche il primo decennio, probabilmente. Neanche il primo decennio. Non sempre è facile, però ci conosciamo da così tanto tempo che il rispetto poi sovrasta quella che è l'aggressività del momento. Tu li intenerisci, diciamoci la verità. Forse noi saranno circa 8 anni che giochiamo insieme, abbiamo cominciato 8 anni fa e da lì in poi siamo andati avanti per la nostra strada, incontrando delle difficoltà, perché il campionato italiano non è così semplice, come soprattutto per una coppia giovane come eravamo allora. Adesso siamo un po' più vecchi. Conferma il fatto, il tricolore porta sul petto, lì bello stampato sul cuore. Mi piace. Che a sto punto io, se non ho vinto quest'anno, chissà quando. Bip, lo vinco! E cioè, non si vince mai niente da solo, insomma, in questo sport, specialmente se gioca in due. Come dice la canzone, un vecchio e un bambino si prese per mano, no? E andare insieme al terzo posto del campionato italiano. Giustamente. Hai fatto niente? A me non ha mai misurato niente, per fortuna. Devi la qualità migliore del tuo compagno. La tranquillità, è un gran giocatore, ce l'ha tutte. Credo che ce la siamo meritata. Il segreto di questa vittoria? Una grande compagna. Se continuiamo a giocare così, anzi meglio di questa finale, penso che dai, sarà difficile batterci, adesso lo dico, però non lo dovevo dire. Non era quello che ci aspettavamo, non era quello che volevamo. Una parolaccia si può dire? No. Va bene, allora prenderemo le rivincite. Non è quello che ci aspettavamo, diciamo, mettiamola così, no? Volevamo fare un'altra finale, però la prossima. Gatto, però ci ripresentiamo la prossima volta. Noi abbiamo, fin quando c'è sempre una possibilità di rifarsi, noi ci stiamo. Peggio di così non si può proprio andare, quindi mi aspetto un cincinnino di più. Se va meglio ce la prendiamo, se va peggio lo stesso, perché purtroppo lo sport questo è. Prossimo anno? Il prossimo anno non saremo più quelli nuovi e saranno a pari degli altri. Però io credo che noi non abbiamo mai mollato, abbiamo lottato fino alla fine, è quello che ci ha dato la spinta. Per vincere devi sempre giocare al massimo delle tue possibilità. Poi io ne ho esperienza, ne ho vinte tante volte partite rimontando. Qual è il segreto per battervi? Giocar bene come per battere gli altri. O spararci! Questo risultato negativo di questa tappa ci serve come una cosa positiva per imparare, per un domani e il campionato dell'anno prossimo essere più positive. Cioè, io non parteciperò del Master, che mi dispiace tantissimo, ho sofferto tanto perché a casa mia non ho potuto giocare. Auguro veramente un bocca al lupo grande, giocate bene, fate spettacoli, perché questo nostro sport è bellissimo e meritiamo tanto tanto tanto. Un bacio a tutti voi, bocca al lupo raga.